Cari amici, bentrovati, buona domenica a tutti voi. La pagina di Vangelo che andremo ad ascoltare fu la mia prima omelia, vide la mia prima omelia all'inizio del mio ministero sacerdotale, 33 anni or sono, in quel lontano e ormai irrecuperabile 18 agosto 1990. Fu a Morbegno all'inizio del mio ministero. Domenica scorsa abbiamo seguito Gesù in terra straniera e questo ci ha dato l'occasione di riscoprire l'universalità della salvezza, dono di Dio attraverso la sua Chiesa. Ora ascolteremo una pagina che non va in una direzione diversa, anzi ci propone proprio la rilettura del ministero petrino in una prospettiva universale. La missione della Chiesa è sempre per la salvezza di tutti gli uomini. Ascoltiamo con attenzione questa pagina di Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Gesù non arriva a caso nella regione di Cesarea di Filippo. Forse proprio qui riesce ad avere un reale rapporto con i suoi apostoli, che sono ormai segnati da una crisi irreversibile e indisponibili ai criteri indicati dal loro maestro. I giorni di cammino che da Bezzaida permettono di raggiungere Cesarea sono 8, circa 8, e quelli che da Cesarea riportano nella zona del lago sono rispettivamente 8. Al centro di questi giorni sta quanto raccontato oggi nel Vangelo. Vengono a trovarsi in una regione che non è abitata solo da giudei e dove alcuni villaggi vivono una vera e propria chiusura nel giudaismo più rigido, tanto da essere villaggi che alimentano forme di terrorismo feroce contro il potere romano e i suoi sostenitori nel giudaismo. Cito Gamla tra tutte queste città, che è bella da visitare quando si va in Israele, che è chiamata anche la Masada del Nord, per dire che quel che è capitato a Masada è avvenuto anche lì. Tornando al Vangelo, potremmo dire che gli apostoli vivono una sorta di esercizi spirituali. E a Pietro spetta esprimere ciò che hanno compreso di Gesù. Quell'invito rivolto ai suoi,
«Ma voi chi dite che io sia?» Rimane per noi e per tutti coloro che seguono il Signore una richiesta decisiva. La fede diventa la mia personale e decisa scelta di Lui. Non è una scelta ideologica o moralistica, secondo uno stile farisaico, ma si tratta di una scelta vitale e piena di adesione a Lui, di accoglienza gioiosa di Lui. Purtroppo i Suoi apostoli, come capita anche a noi, non hanno saputo trarre le conseguenze di adesione a Gesù e di sequela che la professione dell'Apostolo Pietro esigeva per loro ed esige per noi. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Oltre a riconoscere la reale identità del loro e del nostro Maestro, l'affermazione di Pietro dichiara che la loro e la nostra vita non è più pensabile, non è più progettabile, non è più vivibile senza di Lui. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Potrebbe essere una giaculatoria che ripetiamo anche in questo tempo, quando entriamo in chiesa per la visita al Santissimo Sacramento, quando ci soffermiamo in un momento di preghiera, di contemplazione. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quando si prende la decisione di aderire a Gesù, si diventa partecipi della sua missione. Una missione che è di Pietro, che è della Chiesa, che è di ciascuno di noi nella Chiesa. Gesù riconosce a Pietro che la sua professione di fede è frutto del suo ascolto del Padre. Il Padre gli ha rivelato Gesù, gli ha rivelato la missione di Gesù, Pietro ha accolto la rivelazione e diventa così pietra su cui è costruita la Chiesa stessa di Gesù. Una pietra incrollabile perché le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Non importa che sia una chiesa numericamente rilevante, importa che sia la chiesa dove le porte degli inferi non arrivano a prevalere. Certamente le potenze degli inferi non prevarranno sulla chiesa. Possono però mettere in difficoltà la nostra appartenenza e la nostra adesione alla Chiesa. Solo unendoci alla fede di Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, avremo forza per sconfiggere le potenze degli inferi. Gesù, come direbbe un cardinale purtroppo ormai scomparso, non ha scelto una scuola di teologia. Neppure si è affidato a delle riviste, fossero anche cattoliche. Non ha incaricato associazioni o movimenti. Neppure ha dato autorità ad apparizioni o a miracoli. Semplicemente ha indicato come riferimento per la Chiesa la fede dell'Apostolo Pietro. Ed è una fede che garantisce lui, è una fede per la quale il Signore stesso si impegna. Al di là anche delle eventuali fragilità di Pietro e di coloro che gli succedono nel ministero petrino, Gesù, nonostante gli errori di Pietro, conferma la missione che gli è affidata e lo sceglie come pietra su cui fondare la sua Chiesa. A lui è affidato il compito di legare e sciogliere. Pietro, nonostante la sua fragilità e debolezza,
è colui che deve guidare e governare la Chiesa del Dio vivente e orientarne la missione. Questo ci impegna a pregare per il Papa e a ravvivare la nostra appartenenza alla Chiesa, vivendo il nostro battesimo e la vocazione che ci è data. Giovedì prossimo, 31 agosto, vivremo la solennità di Sant'Abbondio, patrono della nostra diocesi. Questo ci impegna a pregare per i suoi successori e soprattutto per il nostro Vescovo. Gli Apostoli con a capo Pietro e i Vescovi con a capo il Papa ci riconducono con certezza alla fede in Gesù. Così per loro e per tutta la Chiesa ci uniamo in preghiera. Buona domenica e a presto, cari amici. Thank you.